Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e che buongiorno! Faccio un video al di fuori della nostra amata casertana del tutto eccezionale per commentare la sconfitta dei comunisti di merda, del pagliaccino bamboccio Renzi e dei suoi amichetti. Siamo felicissimi, finalmente il popolo italiano si è svegliato e Renzi, vuoi vedere? Baciami, baciami, baciami sto culo. Oh, Renzi, baciami sto culo. Ah, fa mucca, sono troppo contento. Adesso subito alle elezioni, immediatamente. Popolo italiano, continuiamo a essere svegli e non torniamo nel sonno, perché finalmente oggi abbiamo fatto un cambiamento. Devo dire la verità, non mi aspettavo questa vittoria nettissima del no, perché pensavo che anche questa volta noi italiani non votassimo con la testa e non cambiavamo le sorti del nostro amato paese. Oggi io dico che è festa nazionale perché finalmente ci siamo liberati. Scusate lo sfogo, ma c'ho Renzi vaffanculo, Renzi, Renzi, Renzi vaffanculo, comunista, vattene a fanculo, vattene, vattene, vattene a fanculo, oh Renzi, vattene a fanculo. Renzi, tutti gli amichette tuoi, e schiattai, morì, bamboccio di merda. Vatta a pigliare una di pensionato, va, il scemo pensionato che ti vuoi a te perché non sanno va, va. Ah, finalmente stamattina hai visto che il popolo italiano non è scemo, non è fesso a chiotto come a te. A casa, mo, immediatamente voglio vedere Renzi dimissioni. Presidente della Repubblica accetta le dimissioni di Renzi e tutti i comunisti bastardi. Ehi, siete bastardi. Schifo proprio. Vi schifo. Avete rovinato un paese intero. A partire dall'euro con quel mortadellaro di merda di Prodi, a finire adesso alla crisi che c'è adesso. Che cosa ha detto ieri nell'ultimo, speriamo ultimo, che fin quando non lo vede. Scritto che se ne chiudo definitivamente, non sono tanto tanto euforico. Eh? Ait che la disoccupazione è diminuita con lui, grazie a lui. Ait che quello che è stato a Milano, lì come si chiamava? L'Expo di Milano ha dato frutti, soldi. Lavoro, ovvero, dove? Ste cose non mi risultano proprio. Avete fornuto i piglià per il culo un paese intero, un personaggetto, per dirlo a quell'altro personaggetto De Luca, che non si è messo, si è messo al governo da solo, senza farsi votare da noi italiani. Venata ahi, ve ne dovete andare, eliminati. Finalmente il popolo italiano si è svegliato, si è svegliato, ringraziando Dio. Un governo più ladro di Berlusconi, eppure D'Alema, ma a questo punto, di tutti gli altri governi che ci sono stati. Il governo peggiore che abbia mai visto l'Italia. Un governo senza essere stato votato dal popolo italiano non è un governo, è un governetto. Vatemi scoppa che le poltrone sono 10 anni che ci state affossando e vi credevate che con quell'80 euro in più che mi scoppa la busta paga o quella pensioncina, 1.000 lire in più, 1 euro in più di pensione ai vecchiarelli ti portava a stravincere. Le pigliate un culo a casa, merde, a casa. Ma dai,
Ah, oggi è festa nazionale, non è il 25 aprile, è oggi, 5 dicembre 2016, liberazione, liberazione, liberazione. Saluto tutti quelli che mi seguono, i miei followers e tutti quanti, e scusate per questo sfogo, ma oggi ci volevo. Come aperto il video, chiudo il video così. Renzi, Renzi, baciami sto culo. Oh, Renzi, baciami sto culo. Un abbraccio a tutti e una buona giornata, un buon inizio di settimana a tutti. Un abbraccio, saluto di nuovo tutti i miei followers, Gabriella Manna, Gianluca Meric, era momenti Gianlu, però io non buttavo Movimento 5 Stelle. Non lo so, mo vediamo, dipende dal progetto e da quello che faranno in campagna elettorale. Se è una cosa, se è seria, ma seria, seria, con la S maiuscola, può darsi che voterò Movimento 5 Stelle. Un abbraccio a tutti e comunisti vaffanculo!